nell'estate del 2008 c'è stata una tragica crisi finanziaria dei mercati internazionali. Il 2009 è stato l'anno orribile. Da quando esiste la moda italiana non era mai successo. Meno 15% di fatturato. E il saldo che è sceso drammaticamente a poco più di 11 miliardi. Il 2010 segna un recupero del 6,5%. Il 2011 prevedeva nella prima parte dell'anno che avremmo chiuso con un più 8. Voi li vedete un più 4. Vuol dire che abbiamo dimezzato le previsioni di crescita. E quindi parliamo dell'attualità presente, ciò che ci sta capitando ora. Il timore nostro, qual è? Parallelismo tra quello che è successo nel 2008, quello che succede e sta ancora succedendo nel 2011, con le conseguenze drammatiche che abbiamo avuto nel 2009 e che potremmo rivivere nel 2012. Ecco, la buona notizia che mi sento di dare è che non dovrebbe proprio essere così. Noi abbiamo visti dei nomi, siamo il paese delle piccole, piccolissime imprese. Il dato era 700.000 addetti, 70.000 imprese. Bisogna essere dei grandi matematici per dividere i due numeri e trovare che sono 10 addetti per l'impresa. Ma qui ci viene in soccorso una caratteristica italiana, quella degli esterni. Nella visione moderna si è collegato con le industrie. Ecco, il distretto industriale probabilmente mettere assieme queste realtà e di proiettare le cose. E concludo con una così frase che credo che vada un attimo commentata. Ricordiamoci di andare alla moda, che è la manifestazione più bella, visibile, più positiva della globalizzazione. Per altri versi, drammaticamente scomoda da sottolineare, vera democrazia a disposizione di tutti. Vi ringrazio.